partiamo dal Gran Gol, insomma, pluripremiato, stai ricevendo un sacco di consensi, come ti è venuto in mente di fare un gol così? Ah, innanzitutto fa piacere ricevere tanti complimenti. Sono giocate che spesso provo quando sto bene, sono in fiducia, quindi cioè, mi è capitato un paio di volte fare questi gol. Poi a Catania, sapendo che erano 44 anni che non si vinceva lì, è ancora più emozionante. Senti, a proposito, appunto, partita importantissima per voi, insomma, venivate da un periodo un po' così, un po' con qualche difficoltà, chissà che non possa essere la partita che vi sblocchi per continuare a risalire in classifica. No? Sì, non venivamo da un periodo sicuramente facile, era stata una vittoria che ci voleva, ci dà comunque fiducia per il proseguo del campionato. E dobbiamo ripartire da queste partite per affrontarne altre come questa, con l'approccio giusto e la mentalità giusta. Tra l'altro non solo avete vinto, avete letteralmente distrutto il Catania, insomma avete vinto con merito, insomma veramente sembrava di vedere un'altra squadra rispetto ad esempio al primo tempo col Bisceglie. Che cosa è cambiato? Il blasone dell'avversario forse vi è spinto a dare qualcosa in più, no? Vabbè, sicuramente giocare contro il Catania è uno stimolo in più per tutti. Poi affrontavamo una squadra che comunque voleva giocarsela, mentre il Bisceglie è una squadra più che si difende, quindi contro di noi se qualcuno se la gioca è più facile che noi prendiamo la partita in mano. Senza paradossalmente, sabato in casa arriva Rieti, che probabilmente punterà a fare la stessa partita del Bisceglie. I laziali sono abbastanza in crisi, ne hanno presi 5 gol in potenza, quali sono gli insidi di gare come queste, alla luce anche della grande vittoria di Catania, insomma. Sono squadre che vengono qui, sicuramente faranno una partita d'attesa, dobbiamo gestire i momenti della partita, avere pazienza e cercare di sfruttare qualsiasi errore avversario. Una cosa che mi ha sorpreso di Catania è stata proprio la tranquillità con cui la squadra ha gestito tutta la partita. Prima del vantaggio, dopo il vantaggio, ha mancato più volte il colpo del KO fino al tuo gol, però non ha mai dato l'impressione di soffrire anche a livello mentale l'avversario. Forse questa è la prima volta. Che cosa è cambiato rispetto a qualche settimana fa? Che cosa vi siete detti? Se ne avete parlato? No, noi non eravamo preoccupatissimi, ecco, di quello che stava succedendo, perché sappiamo quello che possiamo fare, che lavoriamo bene in settimana per arrivare pronti. Sicuramente, come ho detto prima, giocare contro il Catania è uno stimolo in più per tutti. Eravamo tutti concentrati, si è visto, tenendo il campo 90 minuti bene. Senti, riguardo alla tua annata, no? Fino a questo momento, al di là del Gran Gol, insomma, qualche alto e basso, non stiamo vedendo forse il miglior Giannone fino a questo momento. Cos'è che c'è, qualcosa che ti sta frenando, oppure insomma è una questione fisiologica, devi imparare magari anche a conoscere i compagni? Sì, può darsi che è quello di sicuramente un giocatore deve avere sempre continuità per riuscire a fare bene. Se alternare una partita sì, una partita no, è difficile poi magari prendere in mano la situazione e stare sempre bene. Poi sfrutto ogni attimo che mi dà il mister per dimostrargli che posso giocare anche tutte le partite. Proprio questo, insomma, questo continuo tourbillon, questo continuo movimento anche tra titolari e riserve, insomma, gente che gioca di meno, forse da questo punto di vista appunto ti sta in qualche maniera condizionando, no? No, non è una questione di che mi condiziona, no. Però comunque qualsiasi giocatore, se ha continuità, dimostra di più. Quella che entra in condizione, prende fiducia e quindi le cose gli vengono più facili. Ma se fossi l'allenatore, tu ti schiereresti titolare contro i Rieti? Sempre. Quello, sì. Ovvio, quello è ovvio. Ti posso dire una cosa? Io ho la sensazione che tu però magari ti esprimi un po' meglio in casa rispetto che in trasferto, no? Hai questa, vabbè, ribadisco, al di là del gol a Catania. Un giocatore con le mie caratteristiche si esprime meglio, perché in casa abbiamo più percentuale di possesso, quindi abbiamo sempre una palla, quindi giocare più con la palla invece che rincorrere di più, quella sì.